Amici di Mondo Futsal, buon pomeriggio e benvenuti a Aprilia per la prima giornata del campionato di Serie C2, Girone B, di fronte Eagles Aprilia e Grande Impero Futsal. Andiamo a vedere subito le formazioni mentre c'è il saluto delle squadre in campo. Semaforo verde sulla sfida Eagles Aprilia, Grande Impero Futsal. Si ricomincia con il Grande Impero Futsal che attacca centralmente, lo fa sempre con Grassi. A destra ancora Grassi, va la conclusione, la parata da parte di Carosi. Si combatte in mezzo al campo. Occhio al destro! Ancora una volta di Mariani. Ottima la risposta di Carosi. Angolo per il Grande Impero. La conclusione. Debole. E poi ancora con il sinistro. Ridenti. Scalda le mani a Carosi. Che ridenti. Che scucchiaia viene dall'altra parte per Grassi. La conclusione al volo. Che termina al lato di pochissimo. Luzier cerca e trova Ridenti. Che libera il destro. E ancora una volta Carosi ci mette una pezza e quindi Ridenti, siamo già dall'altra parte con la ripartenza di Rossi che va con il destro, deviazione e poi la parata da parte di Carosi. Era la pressione portata da Di Rollo, poi rilancio in avanti, il destro, c'è il vantaggio da parte di Grassi, 1-0 Grande Impero. Riparte però Grassi centralmente, va la conclusione con il destro, deviata da Herrera. Pallone per Ridenti al volo, calcia con il destro, la deviazione sotto porta di Rollo, il prodigio da parte di Carosi. Va a sinistra da Fulco che prova a scappare via, un po' di spazio, Fulco con il sinistro, pallone che termina sul fondo. E finita il numero 10 per Ridenti, Ruzier, quindi il pallone per Mariani che trova gol del 2-0, sotto porta non può sbagliare il numero 9. Pallone rimesso in avanti, attenzione alla conclusione tentata dal disco. Riparte Grande Impero con Ridenti, sposta il pallone sempre per Ruzier, al centro per Mariani, è il 3-0 del Grande Impero. Grande azione da destra per la formazione maglianera. Mariani, poi Ridenti, si fila in area di rigore, cede a Mariani che trova lo spazio con il destro, la gran parata di Carosi, poi ancora la conclusione, il salvataggio. Ma non è giocato da Racioppo, in mezzo al campo, occhio a Ruzier, solo davanti a Carosi che ci mette l'ennesima pezza. La pressione vincente di Fulco, quindi Racioppo, sbaglia Di Rollo, solo davanti a Carosi, la conclusione che termina sul fondo. Errore da parte di Fulco, se ne va Di Rollo con il tacco per Ridenti, il diagonale che esce di pochissimo, porta una firma del numero 9. Attenzione a Ruzier da destra, il diagonale in buca d'angolo per Ruzier, 4-0. Sistema il pallone Fulco sul sinistro e trova il gol proprio Fulco, c'è stata una deviazione. All'Eagles Aprilia, adesso siamo già dall'altra parte con l'occasione per Niceforo che appena entrato in campo trova il gol del 5-1. Fulco con il sinistro, è uno schema per Todisco, la risposta da parte di Cianci. Herrera, l'errore da parte del numero 5, ne approfitta Mariani e poi Carosi riesce in qualche modo a metterci una pezza. Soluzione Carioti, il tocco di Mariani che ruba il pallone, fa ripartire l'azione Grande Impero, ancora Mariani a sinistra, va da Ruzziere, si accentra, cerca la soluzione con il destro, 6-1. Pronto Grassi a battere per Ruzziere, conclusione con il sinistro, murata, poi arriva Mariani, si lotta in area di rigore, pallone al centro per Mariani che mette dentro, 7-1. Porta palla, serve ancora Fulco da sinistra, ci pensa su, poi va la conclusione velenosa da lontano. Rossi cambia lato per Mariani, colpisce il palo, Rossi, Grassi se ne va, bella fitta di corpo, ancora Grassi, il cucchiaio e poi Di Rollo mette dentro di testa per il gol dell'8-1. Niceforo di prima, il velo di Gentili per Ridenti, ancora Gentili, l'intervento di Carosi. Per l'Eagles rimane comunque in zona attacco Racioppo, zona tiro, va con il sinistro e trova il gol, l'Eagles Aprilia con Racioppo. Vuole comunque chiudere bene la sfida l'Eagles che se ne va con Herrera, 3 contro 2, la possibilità con il destro e gol di Herrera, 8-3, accorcia le distanze ulteriormente, lui che ha realizzato il secondo gol non dà neanche la possibilità di calciare il direttore di gara e finisce 8-3 per il Grande Impero Futsal che sbanca il campo dell'Eagles Aprilia nell'esordio. È davvero tutto, ma arrivederci agli amici di Mondo Futsal.